Buonasera, bentrovati da TG Piemonte. La cronaca in primo piano ha aperto il gas dell'appartamento in cui abita e ha provocato un'esplosione. Un 60enne è stato portato al CTO e arrestato con l'accusa di strage. È successo al quinto piano di un palazzo in Corso Agnelli a Torino. È stato arrestato dalla polizia con l'accusa di strage. Si tratta di un sessantenne che la scorsa notte ha aperto il gas dell'appartamento dove abita fino a provocare un'esplosione seguita da un incendio. Si è sfiorata la tragedia. È successo al quinto piano di questo palazzo di Corso Agnelli all'angolo con Corso Cosenza. Siamo nella zona sud di Torino, a poca distanza dallo stadio olimpico. L'uomo è stato trasportato all'ospedale CTO. Non risultano feriti tra gli altri residenti. Ma i vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno dichiarato inagibili alcuni appartamenti. Da fuori, a livello della strada, alzando lo sguardo, si riconosce il balcone dell'appartamento su cui si vedono ancora i segni di quanto accaduto. Le fiamme, si sa, non risparmiano niente. Sui muri di mattoni è evidente il punto in cui è uscito il fumo che ha lambito anche il balcone dell'appartamento del piano di sopra. Al quinto piano, le tapparelle, quello che ne resta, sono in parte distrutte, come anche la ringhiera del balcone, e per chi passa nelle vicinanze è inevitabile alzare lo sguardo in direzione del quinto piano del palazzo e osservare quasi incredulo quanto sia successo. Con un risarcimento complessivo che supera i 3 milioni di euro, Eitan Biran, il bambino di 9 anni, unico sopravvissuto dell'incidente della funivia del Mottarone, esce di scena dal processo per lo schianto della cabina in cui il 23 maggio di 3 anni fa morirono 14 persone, tra cui il padre, la madre, il fratellino e i bisnonni materni del piccolo. Domani, nel corso della seconda udienza preliminare in programma a Verbania, il legale del bambino, l'avvocato Fabrizio Ventimiglia, ritirerà la richiesta di costituzione di parte civile formulata il 17 gennaio. Liste d'attesa, l'emergenza arriva in Parlamento. La deputata del Movimento 5 Stelle ed ex sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha portato in aula la storia di una giovane donna di 27 anni con sospetto tumore al seno, costretta a rivolgersi a una struttura privata perché nel pubblico non c'era un solo posto disponibile. Sentiamo. Si chiama Rossella, ha 27 anni. La scorsa estate scopre un nodulo al seno. Corre da medico di famiglia che le scrive un'impegnativa per un'ecografia mammaria bilaterale da effettuare entro 60 giorni. Un controllo fondamentale, anche perché nella famiglia della giovane donna ci sono stati diversi casi di questo tipo di neoplasia, inclusa la madre. Rossella ha provato molte volte a prenotare l'esame attraverso il Sistema Sanitario Nazionale. Dunque nessuna prenotazione disponibile su tutto il territorio regionale. La donna si è dovuta rivolgere a una struttura privata dove ha potuto svolgere la visita e tutti gli esami in tempi rapidi. A Rossella, fortunatamente, è stato diagnosticato un nodulo benigno da monitorare con cadenza annua, ma l'esito poteva essere di ben altro tipo. Cosa sarebbe successo se non avesse avuto la possibilità di pagare di tasca sua gli esami? Ha preso a cuore la vicenda la deputata piemontese ed ex sindaca di Torino, Chiara Appendino, che durante una seduta alla Camera ha evidenziato come a Torino in Piemonte sia impossibile prenotare un'ecografia entro 60 giorni. Una denuncia forte che mette ancora una volta in evidenza le difficoltà della sanità pubblica e l'annoso problema delle liste d'attesa. Appendino ha ribadito che la situazione coinvolge il Piemonte, in cui si tende a raccontare che tutto funziona, ma in realtà la sanità è in grandissima crisi. Secondo l'ex sindaca, che ha portato in aula la storia di Rossella, che è solo una delle tante storie di italiani per i quali la sanità è diventata un lusso. Secondo la regione, i tempi di attesa degli screening sarebbero praticamente pari a zero, ma, come riferisce il Corriere, i tempi dello scorso mese di ottobre variavano tra dati non disponibili, inesistenti, cui si sommavano quelli delle strutture convenzionate private, con attesa tra i 21 e i 99 giorni. Intanto prosegue la campagna elettorale, ma il tema emergenza sanità è uno degli argomenti che mette d'accordo i diversi schieramenti. E sulla tematica liste d'attesa alla Regione Piemonte, i sindacati CGIL, CISL e UIL sottoscriveranno nei prossimi giorni un accordo per l'abbattimento delle liste d'attesa in sanità, lo comunicano il governatore Cirio e l'assessore alla sanità Luigi Icardi dopo l'incontro di questo pomeriggio al grattacielo Piemonte tra il presidente e le organizzazioni sindacali.
La cronaca, tre persone sono state arrestate dai carabinieri di Torino con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il primo fermato, un uomo di 45 anni di Michelino nell'Interland torinese, che in casa nascondeva 110 grammi di hashish e un bilancino elettronico. L'uomo si trova ora agli arresti domiciliari. A Torino un giovane di 29 anni è finito in carcere perché è stato trovato in possesso nel suo appartamento di oltre 131 grammi di hashish e di 4.560 euro in contanti di vario taglio, che secondo gli investigatori sono frutto di attività di spaccio. Sempre nel capoluogo piemontese, un uomo di 44 anni è finito in manette perché aveva quattro scatole del farmaco Rivotril, che ha come principio attivo un forte sedativo. Il medicinale era stato prelevato in una farmacia grazie a una ricetta falsa. Voltiamo pagina. Maltempo in Piemonte, scattata l'allerta gialla, pioggia, neve e vento ci faranno compagnia almeno fino a domani. Imbiancato il Cuneese, il maltempo potrebbe causare criticità sulla A6, la Torino-Savona, soprattutto nel tratto a confine con la Liguria. Vediamo. Dopo le temperature primaverili di pochi giorni fa, stamattina il Piemonte si è svegliato avvolto dal maltempo. Pioggia, neve e vento stanno sferzando la regione. Secondo le previsioni, le piogge dovrebbero durare almeno fino a domani. Questa è la situazione a Torino. Una fitta pioggia sta interessando il capoluogo. Nelle scorse ore, ARPA Piemonte ha emesso un'allerta gialla per possibili disagi alla viabilità dovuti alle nevicate sui settori settentrionali del Piemonte e sulle zone collinari e montane confinanti con la Liguria. Sui settori sudorientali non si escludono locali allagamenti e isolati fenomeni di versante. Buone notizie per gli amanti dello sci. Stamattina a Pian Prato, Piana di Vigezzo, Balme, Prato Nevoso e Limone Piemonte si sono svegliate coperte di bianco, come documentano le immagini diffuse sui social dal Centro Meteo Piemonte. Lo scenario è simile anche nel Cuneese. Inoltre, entro fine giornata sulle Alpi sarà possibile che si arrivino a toccare tra i 20 e i 40 centimetri di neve in base alle zone più interessate dalle precipitazioni, dai 1500 metri. Tra Langhe, Cebano, Monregalese, la neve invece potrebbe arrivare tra il centimetro e i 5 centimetri intorno ai 400 metri di quota. Dai 600 metri potrebbero depositarsi al suolo circa 15 centimetri, 25 invece sopra i 700 metri. Il maltempo potrebbe causare criticità sulla A6, la Torino-Savona, soprattutto nel tratto a confine con la Liguria. La situazione meteorologica rimarrà pressoché stazionaria anche martedì, con piogge moderate diffuse sul territorio regionale. La quota neve sarà a 600-700 metri sul basso Piemonte e oltre i 1000 metri sugli altri settori. Tenta di investire la ex con l'auto, arrestato. È stato condotto in carcere un uomo pluripregiudicato di 43 anni, che all'inizio di dicembre aveva tentato di investire con un'autovettura l'ex compagna e dopo averla minacciata aveva sparato un colpo a scopo intimidatorio con una pistola semiautomatica. Al termine delle indagini dei carabinieri, il Tribunale di Alessandria ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, che si trova ora nella locale casa circondariale. Arrestato un uomo che ha inseguito e picchiato la ex, si tratta di un 54enne che è stato arrestato dai carabinieri di Premosello Chiovenda nel Verbano Cusio Ossola per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della sua ex fidanzata e ora si trova in carcere a Verbania. A chiedere aiuto è stata la stessa donna, riferendo di essere stata picchiata e che l'uomo la stava inseguendo. I militari hanno intercettato l'uomo in t-shirt e mutande mentre rincorreva per il paese la vittima. L'uomo ha prima colpito l'ex compagna in testa con lo smartphone e quando lei ha cercato di fuggire l'ha rincorsa lanciandole addosso dei vasi. Per la donna è scattato il codice rosso. La sostenibilità della filiera energetica al centro dell'evento organizzato al Palazzo della Luce di Torino, un tavolo tra imprenditori, politica e istituzioni per discutere di transizione energetica. Sentiamo. La filiera dell'energia riunita intorno a un tavolo, proprio a Torino, per pianificare nuove strategie di uscita dalle fonti fossili. L'obiettivo della prima edizione di ESC, The Next Energy, è avviare un dialogo tra imprese, politica e istituzioni per affrontare al meglio la transizione energetica e le sfide della decarbonizzazione. Siamo riusciti a mettere seduti a lavorare insieme politica e tecnica dell'efficienza energetica. Vede, oggi affrontiamo una sfida che è particolare, da un lato quella del continuo aumento dei consumi in termini energetico e dall'altro una modalità che noi abbiamo
abbiamo identificato, che è quella della diversificazione del mix energetico, quindi sostanzialmente mettere insieme tutte le possibili fonti rinnovabili per concorrere al raggiungimento di questo importante obiettivo che abbiamo di fronte. E il Piemonte che cosa sta mettendo sul tavolo? Guardi, il Piemonte è una regione molto virtuosa da questo punto di vista. Da molti anni lavoriamo noi come Coesa, per fare un esempio, dal 2012 operiamo in questo settore. I primi anni sono sicuramente stati più complessi nell'abbattere quel muro culturale che c'era inizialmente. Ad oggi le imprese sono pronte ad accogliere questa sfida. È ovvio che il sedersi insieme tra politica e tecnica e impresa serve proprio a coordinare, a omologare quel tipo di, armonizzare quel tipo di messaggio che deve passare di supporto e di aiuto tra tutte le parti. E quali sono le principali fonti su cui si punta? Guardi, non c'è una fonte che possa vincere su un'altra, questo è un messaggio che deve passare molto chiaro. Solo il mix energetico delle rinnovabili ci potrà supportare. Ognuna delle fonti rinnovabili porta con sé punti favorevoli e punti sfavorevoli. E la fortuna è che ciascuna delle rinnovabili può supportare le altre nei momenti di difficoltà. E quindi io credo che non ci sarà una vera competizione, ma più che altro una grande cooperazione. Si chiamava Edmond Axi, 62 anni, l'operaio morto nell'incidente di ieri sulla A7 Milano-Genova in territorio di Castelnuovo Scrivia. Era dipendente di una ditta con sede a Tortona nell'Alessandrino, città dove risiedeva. Come ricostruito dalla Polizia Stradale di Milano Ovest, mentre si trovava sulla carreggiata per lavori urgenti di ripristino del manto stradale, l'operaio è stato investito dalla Volkswagen Polo condotta da un milanese di 22 anni. Il giovane ha riferito di aver perso il controllo, ma l'esatta dinamica dell'incidente è ancora da stabilire in modo definitivo. L'automobilista si è subito fermato dopo l'impatto ed è risultato negativo al test su alcol e droga. A suo carico non sono stati presi provvedimenti. I sindacati di categoria di CGIL e CISL e UIL hanno proclamato 4 ore di sciopero di protesta nel comparto edile da effettuarsi a fine turno per la giornata di domani. Occorre, dicono i sindacati, che le istituzioni intervengano tempestivamente per fermare queste stragi attraverso normative specifiche e stringenti in materia di sicurezza, come ad esempio l'omicidio colposo sul lavoro e come la patente a punti. Inoltre servono più ispettori, maggiori controlli e basta con i subappalti all'infinito che contribuiscono a creare un vero e proprio far west all'interno dei cantieri, concludono i sindacati. Torniamo ora a parlare di un'eccellenza del territorio piemontese, il Gianduiotto. Fine della guerra tra Svizzera e Italia, perché il cioccolato torinese diventerà un marchio d'origine protetta. IGP, sentiamo. Italia 1, Svizzera 0. Stiamo parlando di cioccolato, in particolare del Gianduiotto di Torino, che diventerà un marchio d'origine protetta IGP. In Italia e nel resto d'Europa. È stato un lungo inverno di schermaglie legali, quello tra il Piemonte e la Svizzera, dato che la Lindt, il colosso del cioccolato proprietario di Caffarel di Luserna San Giovanni, si era opposta a gran voce a questo riconoscimento. Ora però l'azienda sembra aver gettato la spugna. Lo scontro è nato dopo la manifestazione torinese di Cioccolatò, quando 40 tra cioccolatieri piemontesi e grandi marchi sollevarono la questione. Parliamo per esempio di Domori e Ferrero, oppure Gobino, Castagna e Peirano. L'accordo sul Gianduiotto Torino IGP rappresenta la giusta ed equa valorizzazione delle istanze portate dalle parti e il commento del Comitato Gianduiotto Torino IGP, che in una nota ringrazia l'Int per l'intesa raggiunta e per l'attenzione dimostrata verso le aziende del territorio. L'accordo prevede la coesistenza dei marchi storici della Caffare e l'IGP del Gianduiotto di Torino. In pratica l'Int non si opporrà al riconoscimento dell'IGP del Gianduiotto, anche se come azienda continuerà a produrre cioccolatini, l'autentico Gianduiotto di Torino 1885, secondo la ricetta di Caffarel, con latte in polvere e una percentuale inferiore di nocciole piemontesi. L'artigianalità del prodotto piemontese resterà quindi intatta e verrà fatta conoscere in tutta Europa. L'Int tiene il marchio e i cioccolatieri piemontesi invece il disciplinare della ricetta della tradizione. Il confronto, si legge infine nel commento del comitato, ha fatto prendere piena coscienza di quanto il Gianduiotto sia un prodotto rappresentativo del tessuto sociale ed imprenditoriale del Piemonte. Ora spetta a tutte le aziende cioccolatiere del Piemonte scrivere insieme un nuovo capitolo della storia del Gianduiotto. Una storia, è proprio il caso di dirlo, dal finale più dolce che mai. Questa sera alle 20.30 con la nostra trasmissione Non vedo l'ora, dedicata alle bellezze del territorio, andiamo a Salice Dulcio. Vediamo in anticipazione.
E ci troviamo a Sause Dulx, sarà questo il tema della puntata di questa sera di Non Vedo L'Ora, in onda come sempre alle 20.30, tra bellezze, enogastronomia, tradizioni, neve e tanto altro. Andiamo a gustarci un assaggio della puntata che andrà in onda questa sera. Come si chiamano gli abitanti di Sause? Quanti sono e come li definiresti? Allora, gli abitanti di Sause, noi siamo una popolazione residente di circa 1000 persone. Tenete conto che quando poi arriva ad esempio Natale, quando arrivano le grandi festività, facilmente raggiungiamo le 20.000 presenze, quindi ci trasformiamo completamente. I sausini, che sono gli abitanti di Sause, sono tradizionalmente molto 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 accoglienti. Una delle cose che ci, diciamo, ci riportano i nostri visitatori, che dicono qua ai nostri uffici ATL, e quanto è ospitale la popolazione di Sause Dulx, quanto è predisposta ad accogliere e a collaborare affinché la vacanza sia qualcosa di indimenticabile e che siano i nostri turisti, usando quello che in inglese si chiama word of mouth, quindi il passaparola, i migliori promotori di questi bellissimi posti. Penso che tu arrivi da una famiglia legata proprio alle tradizioni di questo paese. Quello che voglio chiederti è anche di tutte queste specialità, no? Poi c'è la modernità, ci sono i turisti che arrivano da ogni parte del mondo, è un connubio quasi magico. Assolutamente, mio papà è uno dei coltivatori delle patate di montagna. E devo... Sono quelle viola, vero? E quella viola è una varietà francese che è stata introdotta e molti la producono. Diciamo che ogni produttore che abbiamo a Sause sul territorio ha delle peculiarità e coltiva delle qualità particolari in base alle esigenze della propria clientela, e qualcuno partecipa anche a delle fiere in giro per la Valle di Susa o per il Piemonte addirittura. E la nostra patata è andata anche alla Sagra del Buegasso di Carrù, tra l'altro, quindi adesso si sta espandendo, diciamo. E come detto, questo era soltanto un assaggio, io vi aspetto alle 20.30 qua su GRP Vera TV, alle 20.30 con Non Vedo L'Ora, qua Sause Dulx. Alla presentazione di Totag, la mascotte delle Universiadi di Torino 2025, ospite speciale era Carolina Kostner, la famosa pattinatrice consacrata proprio dalle Olimpiadi invernali di Torino 2006. Sentiamo cosa ci ha detto. È passato un po' di tempo, ma l'emozione di essere stata la portatrice della bandiera italiana alle Olimpiadi è ancora viva nel suo cuore. Carolina Kostner, la pattinatrice di Ortisei consacrata ai giochi del 2006, torna a Torino come madrina delle Universiadi del 2025. Non posso mancare in un momento in cui si parla di sport, tra l'altro lo sport in questo caso invernale e che è dedicato ai giovani, è dedicato a coloro che crescono, quindi studenti universitari, e avere la possibilità di condividere la mia esperienza, magari dando anche un esempio o un'ispirazione, una motivazione. Per me è un grande onore, o forse anche una missione, perché io ho avuto la fortuna di vivere dei momenti bellissimi, non soltanto ecco, quelli dei successi, ma anche quelli di crescita, dove effettivamente guardando indietro sono molto felice, a volte anche sorpresa del percorso che ho fatto, perché la piccola bambina di Ortisei non avrebbe mai pensato di arrivare fino a qui, per cui poterlo condividere, poterlo raccontare è sempre una grande gioia, e spero anche che possa essere di spunto, di riflessione, di aiuto, di ispirazione a coloro che verranno dopo di me. Un palmarès da 6 primi posti ai campionati italiani, 5 ai campionati europei e 4 a quelli del mondo. Il bronzo di Sochi è il più recente. Kostner, però, torna sempre volentieri nella nostra città. Torino è una città bellissima che ho visto fiorire proprio in concomitanza delle Olimpiadi. Ecco, sono ricordi non soltanto il momento di entrare nello stadio con la bandiera, tutta la squadra dietro di me, i saluti, gli applausi, sono emozioni indescrivibili che ho sempre detto non cambierei mai neanche con una medaglia. Poi ho studiato qui a Torino, mi sono allenata qui a Torino, comunque un posto che è legato a tantissime bellissime esperienze, ricordi, e poi il cioccolato,
Per ora è tutto, dopo la sigla TG Sport. Un lunedì sera di passione e orgoglio, mentre il Toro è in campo all'Olimpico contro la Roma per provare a riaccendere un sogno che si è fatto complicato dopo la sconfitta contro la Lazio nel recupero di giovedì scorso. Già si lavora nella nostra redazione e nei nostri studi per preparare la puntata di questa sera in diretta dalle ore 21 con Orgoglio Granata, dopo il triplice fischio di Roma-Toro. Dunque appuntamento con i commenti in diretta, potete scrivere anche i vostri via WhatsApp al 392-022-8020 per una nuova puntata di Orgoglio Granata. In studio solo ospiti qualificati, tra i grandi ex, uno dei grandi ospiti della serata sarà Eraldo Pecci, poi opinionisti e tifosi in studio e in collegamento, dunque appuntamento alle ore 21. È finita 3-2 Juventus-Frosinone, disputata ieri a ora di pranzo allo Stadium. Il gol della vittoria è stato realizzato da Daniele Rugani in pieno recupero. Una Juventus che è tornata alla vittoria ma che non ha convinto i tifosi dal punto di vista del carattere e del gioco. Sentiamo. Un 3-2 pieno di emozioni all'Allianz Stadium tra Juventus e Frosinone, dove Massimiliano Allegri vince, ma deve fare i conti con gli infortuni di Rabiot e McKennie. Rugani è l'uomo della provvidenza. Il difensore trova infatti il gol della vittoria al 95esimo e permette ad Allegri di superare quota a 1000 punti in Serie A, oltre che di interrompere una striscia di 4 partite senza vittorie. Il trascinatore del match però è Dusan Vlahovic, 15 gol in campionato, che con una doppietta e l'assist per il 3-2 finale si guadagna il titolo di migliore in campo. Non è ancora tempo di Alcaraz dal primo minuto. Allegri tiene l'argentino come carta a gara in corso e schiera la mediana solita con Cambiaso e Kostic sulle corsie e il terzetto McKennie, Locatelli, Rabiot in mezzo. Il partner di Vlahovic e Chiesa per sostituire l'infortunato Danilo viene scelto Rugani. La Juve torna così a vincere, si tiene stretto il secondo posto, ma preoccupano gli infortuni di due giocatori preziosi come Adrien Rabiot e Weston McKennie, che hanno chiesto il cambio durante la gara contro i ciociari. Il francese si è procurato una lussazione della falange del dito del piede sinistro, mentre l'americano ha subito la lussazione della spalla sinistra. Per entrambi i centrocampisti bisognerà valutare con precisione i rispettivi tempi di recupero. Domenica dunque dolce amara per Adrien Rabiot, che ha festeggiato le 200 presenze con la maglia della Juventus in una giornata contrassegnata però dall'infortunio, come lui stesso ricorda sui social. La vittoria, per quanto importante, non ha convinto a livello di gioco e di carattere. La Juve ha vinto l'ultimo respiro con tante, troppe sofferenze ed errori. È una squadra che deve ritrovare idee, lucidità e sicurezze. Si salva praticamente solo il risultato in un pomeriggio per molti tifosi negativo sotto profilo agonistico. Così Allegri nel post-gara. In un mese siamo passati da uno scontro per lo scudetto a giocare una sfida così importante. A livello di pressioni però era più pesante oggi rispetto a Milano e siamo stati bravi a vincere. Il tecnico Allegri sottolinea l'importanza dei 3 punti conquistati. Era una sfida molto importante perché venivamo da 2 punti in 4 gare, aggiunto in conferenza stampa, e un risultato negativo avrebbe lasciato tanto amaro in bocca e qualche preoccupazione. Abbiamo rimandato il Bologna a 9 lunghezze. Volevamo riassaporare il gusto della vittoria, ha così concluso il tecnico bianconero. È tutto, ora la linea passa alle previsioni del tempo in collaborazione con Trebimeteo, poi spazio al nostro ospite Giancarlo Marengo, presidente Ordine degli Psicologi di Torino. Restate con noi. Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, in pianura, cieli coperti con scrosci di pioggia intermittenti. In montagna, cieli coperti con nevicate deboli. In serata, in pianura, cieli coperti con piogge battenti. In montagna, cieli molto nuvolosi o coperti. Previsioni per domani. Al mattino, in pianura, cieli coperti con scrosci di pioggia intermittenti. In montagna, cieli coperti con nevicate deboli. Nel pomeriggio, in pianura, cieli coperti con piogge battenti, in montagna, cieli coperti con qualche fiocco di neve.